settimana. Adesso ci colleghiamo con il comandante della compagnia della Guardia di Finanza della città di Agropoli, Ciro Sannino. Comandante, ben trovato, ci sente? Sì, perfettamente. Buonasera, comandante. Buonasera, io vi sento. Perfetto, grazie per aver accettato il nostro invito e di essere in diretta con noi quest'oggi, soprattutto per informare i cittadini di Agropoli, ma anche i cittadini del territorio di sua competenza. Allora, iniziamo subito con le domande, comandante. Facciamo il punto della situazione per quanto riguarda l'attività svolta sul territorio di sua competenza in merito ai controlli che i militari stanno svolgendo durante questo periodo di emergenza dovuta al coronavirus. Sì, praticamente dall'inizio dell'emergenza, diciamo dall'inizio della fase critica dell'emergenza, abbiamo impiegato sul territorio oltre 100 pattuglie che hanno effettuato ben 388 controlli, di cui diversi irregolari. Questo per quanto riguarda proprio il controllo del territorio connesso appunto ai divieti emanati sia dal governo che dal presidente della regione Campania. Inoltre, noi come dispositivo, proprio come missione istituzionale della Guardia di Finanza, abbiamo effettuato 33 controlli economici del territorio che riguardano la sicurezza prodotti e anche la disciplina prezzi. Tra questi, appunto, in ultimo vi è stato un diciamo, rilevante servizio che ha visto il sequestro di oltre 3.700 confezioni di sapone venduto come sapone igienizzante, ma che in realtà non era così. Sì, infatti questo riguarda l'ultimo intervento di cui ne abbiamo dato anche noi notizia nel nostro telegiornale proprio per la salvaguardia dei consumatori che ovviamente in questo periodo acquistano dei prodotti che alle volte purtroppo ecco, non sono prodotti con marchi certificati e quindi è importante che si faccia chiarezza su questo e che provenga proprio da lei, insomma, l'informazione corretta per dare i giusti consigli ai cittadini per non incappare, insomma, in queste trappole, tra virgolette. Certo, in prima battuta mi preme dire che noi siamo a disposizione, sia come reparto, ma ovviamente come corpo tutto della Guardia di Finanza, della cittadinanza, quindi dei cittadini, per qualsiasi dubbio e perplessità che potessero avere appunto sulla commercializzazione di prodotti che in questo momento sono particolarmente, diciamo, posti, all'attenzione. Quello che mi sento di dire ai cittadini è quella di operare delle scelte consapevoli, delle scelte informate. Nel senso che, facendo proprio ad esempio il caso del sapone che abbiamo sequestrato recentemente, la scelta consapevole è proprio risiede nella circostanza che se un litro di sapone prima costava 89 centesimi, adesso un litro di sapone con una funzione igienizzante antibatterica non può costare sicuramente lo stesso prezzo, nel senso che la qualità di quel sapone, sicuramente come sapone igienizzante, una qualità scarsa. Ed anche per quanto riguarda la cosiddetta diciamo, speculazione sui prezzi, bisogna fare particolare attenzione, perché io personalmente mi sento di dire che sul territorio non abbiamo diciamo questo fenomeno in maniera così critica, tant'è vero che su 33 controlli soltanto 2 sono risultati irregolari, anche perché sul territorio abbiamo essenzialmente gli anelli finali, no, della commercializzazione. Magari questa speculazione c'è stata a monte, ma non a valle. Per quanto riguarda il Cilento, mi sento di essere abbastanza sicuro che non è diciamo, un fenomeno particolarmente critico e diffuso. Mi permetta, la speculazione sull'aumento dei prezzi dell'ortofrutta, sulla vendita di mascherine, diciamo così, di piccolo, consumo, insomma, nelle piccole attività, non ha rilevato aumenti, comandante?
Guardi, il discorso che io devo porre all'attenzione è proprio questo, nel senso che se il piccolo negoziante prima comprava la mascherina a 1 euro e adesso la rivende a 2, diciamo che non c'è sostanziale differenza, ma se continua a comprare la mascherina a 1 euro e la rivende a 10, allora possiamo parlare di una speculazione. Quello che noi abbiamo riscontrato è che l'aumento dei prezzi magari c'è stato a monte, quindi dai grandi fornitori. Quindi il piccolo negoziante di qua, la stessa mascherina che prima comprava 1, adesso la compra a 4 e quindi è costretta a rivenderla a 6. In questo senso non mi sento di dire che ci sia una speculazione sui commercianti, diciamo sui piccoli commercianti. Ed è questo quello che noi abbiamo riscontrato, diciamo, proprio nel territorio di nostra competenza. Per quanto riguarda gli altri prodotti, sinceramente non abbiamo riscontrato questa grande variazione di prezzi, tant'è vero che le segnalazioni che ci giungono non sono poi così tante e significative come poi magari diciamo viene rilevato sui media praticamente. Cioè non, io questa grande differenza non l'ho vista personalmente. Bene, allora mi volevo discostare un attimo dal discorso Covid, comandante, per spostarmi sull'operazione Vico Nero che ha dato davvero, insomma, per quanto riguarda il territorio del Cilento, ha scosso un po' tutti i cittadini, perché conosciamo, insomma, la fondazione. Diciamo che è stata in un certo senso attenzionata, no? All'operazione. Ci può dare maggiori dettagli sulle indagini? Insomma, già in un comunicato stampa ci avete fornito il quadro della situazione iniziale con il sequestro di Palazzo De Vargas. Le indagini stanno andando avanti, ci può aggiornare in merito a questo? Diciamo, da parte nostra non ci sono grandi aggiornamenti perché le indagini stanno andando avanti e stanno andando avanti, diciamo, l'iter processuale in questo momento. Quindi, diciamo, grosse novità non ce ne sono rispetto a quelle che abbiamo già comunicato. Sicuramente è stata un'operazione importante perché abbiamo, diciamo, attenzionato, per così dire, proprio un fenomeno veramente triste per quello che abbiamo visto, dove fondi pubblici praticamente venivano utilizzati più per scopi personali piuttosto che per fini diciamo pubblici e istituzionali come quelli che potevano essere di una fondazione. Sarà poi la magistratura a decidere, diciamo, sui fatti che abbiamo rappresentato. Bene, comandante, è bello anche capire come viene svolto il lavoro della Guardia di Finanza della città di Agropoli e come è strutturato proprio il comando, soprattutto per questa emergenza coronavirus, e farlo sapere anche ai telespettatori di Cilento Channel. È possibile magari parlare anche della vostra compagnia della Guardia di Finanza e come siete strutturati in questo momento? Sì, la compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli prevede attualmente in organico 38 militari. Di questi 38 militari, 9 sono destinati a mansioni prevalentemente di ufficio e di vigilanza interna e 29 invece sono destinati all'attività operativa. Attività operativa che si suddivide su due articolazioni operative: la sezione operativa volante, a cui vengono demandati compiti propriamente di polizia economico-finanziaria per quanto riguarda la tutela delle entrate e delle uscite. E poi abbiamo 10 militari, diciamo, inquadrati nel cosiddetto nucleo mobile che si occupa del controllo economico del territorio e, diciamo, servizi di polizia giudiziaria. Bene, comandante, come vi strutturerete invece per quanto riguarda le prossime festività, il 25 aprile e il 1º maggio, per quanto riguarda sempre i controlli? Avete già un piano d'azione? Diciamo che il nostro piano d'azione è quello che sostanzialmente viene previsto dal nostro comando provinciale, diciamo sulla base anche delle esigenze contingenti di questo quadro che vengono poi stabilite in sede di comitato.
Quindi pertanto garantiremo sicuramente la presenza sul territorio dei nostri militari per continuare a fare quello che stiamo facendo anche in questo momento. Bene, comandante, allora per terminare ci piacerebbe insomma lanciarsi un messaggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando e anche agli utenti della nostra pagina Facebook in questo periodo di particolare apprensione per quanto riguarda il coronavirus, ma anche per quello che ha detto poc'anzi, per insomma stare attenti sugli acquisti e altro. Sì, io mi sento di dire innanzitutto di continuare in questo atteggiamento che abbiamo avuto fino adesso, quindi restiamo a casa per quanto più possibile, usciamo solo per le esigenze strettamente necessarie e quindi per quanto riguarda, come dicevo prima, fare scelte consapevoli, essere consumatori consapevoli di modo che diciamo, non andiamo incontro a truffe. Chiedo soltanto un'ultima cosa, comandante, perché tanti utenti, insomma, ci hanno chiesto se ci fosse la possibilità eventualmente di poter capire quali sono i prodotti che effettivamente non devono acquistare, magari non so se in un prossimo futuro ci sarebbe la possibilità di avere insomma, indicazioni più precise così da non incappare in truffe. Guardi, io mi sento di dire questa cosa qui, che in questo momento assistiamo a un proliferare di igienizzanti, mascherine, altri prodotti sanitari, disinfettanti. In questo periodo io mi sento di dire di fare particolarmente attenzione a quello che acquistiamo, nel senso che appunto ribadendo quello della figura del consumatore consapevole, se noi prima un prodotto che normalmente acquistavamo a un euro ed era un banale sapone, lo stesso sapone che viene venduto invece come disinfettante igienizzante sicuramente non può costare comunque un euro, ma dovrebbe costare sicuramente qualcosa in più. Diciamo, molte volte al costo basso di un prodotto non corrisponde la uguale qualità di altri prodotti che costano molto di più. È stato chiarissimo nella spiegazione, questo insomma che cercavo di far intendere ai nostri telespettatori. Noi la ringraziamo davvero per il suo prezioso contributo nella nostra diretta e per aver insomma anche rassicurato in questo momento tanti cittadini che spesso ci porgevano delle domande importanti che ovviamente abbiamo preferito far rispondere direttamente lei, insomma. Quindi la ringrazio, le auguro una buona continuazione, un buon lavoro e speriamo di poterci risentire nelle prossime settimane sempre per aggiornare i cittadini sui controlli e sulle operazioni che svolgete quotidianamente. Ok, grazie a voi e buona serata. Grazie comandante per il vostro lavoro. Grazie. Grazie.